Siamo a Milano ad un convegno molto interessante incentrato sul tema del dolore. Parliamo di un farmaco molto utilizzato appunto per la terapia del dolore, che è il paracetamolo, e ne parliamo con il dottor Pierangelo Loraprile, coordinatore scientifico della Società Italiana di Medicina Generale, e con il dottor Francesco Lapi, direttore della ricerca dell'Istituto Health Search della Società Italiana di Medicina Generale. Allora, dottor Loraprile, quando usare il paracetamolo e come usarlo? Ma è un farmaco che il medico di famiglia utilizza, direi, in maniera molto importante, perché è un farmaco che ha un alto profilo di sicurezza, o almeno lo si ritiene tale, ed è efficace soprattutto come antalgico, ad una dose di un grammo per 3-4 volte al giorno. In Italia siamo abituati a utilizzare delle dosi che non superano i 3 grammi al giorno. E il problema del paracetamolo, che ormai è un principio attivo che ha più di 100 anni, torna alla ribalta perché alcuni fattori confondenti si sono succeduti in questi ultimi mesi e hanno riguardato dei provvedimenti che hanno contribuito a creare confusione. Un provvedimento è stato quello dell'FDA americana, che a seguito dell'abuso non tanto di paracetamolo in sé per sé, ma dei farmaci associati a oppiacei, in maniera quindi fuori controllo, e sono tutt'oggi responsabili di più del 50% delle insufficienze epatiche in America. Questo ha creato un allarme e quindi ha creato dei provvedimenti da parte dell'FDA per limitare la quantità di paracetamolo presente in una singola dose. Un secondo provvedimento, che ha riguardato il paracetamolo e la codeina, era a carico dell'EMA, cioè l'Agenzia Europea del Farmaco, perché l'utilizzo di queste associazioni aveva prodotto su segnalazione dei casi fatali nei bambini, e questo ha permesso di rivedere tutta la casistica, e EMA stessa ha quindi considerato il divieto di utilizzo nella popolazione pediatrica sotto i 12 anni e con delle raccomandazioni sotto i 18 anni, mentre per quanto riguarda la popolazione adulta ha posto un'indicazione a riconsiderare la terapia dopo i 3 giorni. Tutto questo in ragione poi anche di articoli di letteratura con revisione della meta-analisi recenti sulla sicurezza di paracetamolo ha un po' confuso le idee ai medici, e quindi una molecola che era sempre stata ritenuta efficace e, ripeto, con un profilo di sicurezza molto alto, tant'è che lo si utilizza per esempio nelle donne in gravidanza, lo si utilizza preferenzialmente quando si vuole un'azione antalgica nei pazienti che sono a rischio cardiovascolare. Quindi il sentire che vi sono, al contrario dei problemi, e quindi che il paracetamolo aumenta il rischio o la paracetamolo e codeina aumenta il rischio, ci ha indotto proprio a rivedere, a ricercare nei nostri database, che fortunatamente abbiamo, in cui una popolazione di medici ricercatori, che è circa 1000 in Italia, che è distribuita secondo un campione rappresentativo dell'intera medicina generale, e che ha gli archivi in linea, quindi con tutti i dati di prescrizione, di diagnosi, di terapia di 15 anni ormai, ecco, ci ha indotto a fare una ricerca proprio epidemiologica per vedere se nel mondo reale, e non quindi utilizzando meta-analisi che peraltro affrontano il problema in paesi diversi da quelli dell'Italia, ma soprattutto hanno dei bias per quanto riguarda la popolazione studiata, e cioè se nel mondo reale questo poteva essere un vero, e quindi in un certo senso volevamo una risposta chiara alle domande. Il paracetamolo è un farmaco sicuro oppure no? Espone i malati che hanno patologie cardiovascolari ad un aumentato rischio se lo si usa oppure no? Aumenta o meno il sanguinamento gastrointestinale come i FANS? Ecco, queste sono le domande che noi abbiamo rivolto al nostro epidemiologo. Dottor Lapi, lei è il direttore dell'Istituto di Ricerca Health Search. Che cosa hai messo da questa ricerca?
Dunque, la ricerca ha affrontato un tema rilevante che riguardava la possibile insorgenza del rischio di eventi cardiovascolari acuti e emorragie del tratto gastrointestinale superiore a seguito dell'utilizzo di paracetamolo o dell'associazione paracetamolo-codeina, a fronte proprio di alert che sono emersi da agenzie regolatorie, le quali hanno messo in discussione la sicurezza di questo farmaco. Per quale ragione è stato necessario condurre questa ricerca? Perché questi alert ovviamente si basavano su studi già precedentemente condotti, i quali tuttavia presentavano dei risultati contrastanti, e quindi proprio per il contrasto precedentemente emerso in letteratura abbiamo cercato di fare chiarezza su dei dati che per giunta sono dati italiani, proprio perché gli studi precedenti erano incentrati su coorti di pazienti non assistite da, come in questo caso, la medicina generale italiana. Dunque, gli studi precedenti, come ho già detto, erano in contrasto per una semplice ragione, molto probabilmente perché la metodologia per poter studiare bene questa categoria di pazienti è molto complessa. Innanzitutto bisogna cercare di selezionare una coorte di soggetti più possibile omogenea. Ricordiamoci che il clinico questo lo sa bene, i pazienti in trattamento, ad esempio un antinfiammatorio con steroidei, che di per sé hanno, come è noto alla letteratura, un aumento, sono associati a un aumento del rischio del danno gastrointestinale, potrebbero poi essere i destinatari di un trattamento con paracetamolo, proprio perché è ritenuto più sicuro da questo punto di vista. Quindi l'utilizzo del farmaco in soggetti già precedentemente esposti a FANS potrebbe determinare un'associazione, come si dice in gergo tecnico, spuria col paracetamolo, proprio perché i pazienti che vanno incontro a questa terapia sono già più a rischio di per sé di emorragie del tratto gastrointestinale superiore. In parte questa cosa può essere anche detta per quanto riguarda gli eventi cardiovascolari acuti. Ora, quindi, la cosa da fare, la cosa che abbiamo ritenuto più idonea da farsi, è di selezionare una coorte di pazienti con osteoartrosi, i destinatari principali del trattamento con paracetamolo, proprio perché il paracetamolo può anche sfuggire in quanto disponibile come farmaco da banco alla prescrizione medica. Quindi, selezionando una coorte di pazienti con osteoartrosi, siamo riusciti a limitare enormemente la parte non prescritta, proprio perché i pazienti con osteoartrosi sono seguiti dal medico di medicina generale, quindi sono esposti a paracetamolo e paracetamolo codeina sotto prescrizione medica, e allo stesso tempo in trattamento con FANS, proprio perché essendo tutti in trattamento con FANS e osteoartrosi avevano delle caratteristiche omogenee che ci permettevano di venire incontro a quei fattori di confondimento che eventualmente hanno riportato quei risultati contrastanti, in parte favorevoli, in parte sfavorevoli agli aspetti di sicurezza legati al paracetamolo, presenti negli altri studi. In sostanza, la nostra analisi ha detto che l'utilizzo di paracetamolo non si associa, così come dell'associazione paracetamolo-codeina, non si associa a un aumento del rischio degli eventi cardiovascolari acuti, e qualora presente in associazione con FANS può determinare, ossia quando l'utilizzo del FANS è molto ravvicinato al trattamento con paracetamolo e paracetamolo codeina, questa potenziale interazione può determinare un aumento del rischio un aumento del rischio di insorgenza di eventi di sanguinamento dell'alto tratto gastrointestinale. C'è un aspetto importante da un punto di vista del metodo da sottolineare. Guardando i numeri, le stime di rischio che noi abbiamo osservato cambiavano in modo importante da un punto di vista proprio quantitativo, considerando l'analisi univariata, ossia quella che prendeva in considerazione solo l'esposizione al farmaco e l'insorgenza dell'evento, ripeto, eventi cardiovascolari acuti o emorragie superiori del tratto gastrointestinale, e quando invece questa associazione veniva aggiustata per tutti i fattori di confondimento, a dimostrazione del fatto che anche una popolazione selezionata come la nostra, che era omogenea in termini del confondimento, il confondimento stesso portava un contributo importante, e questo potrebbe in parte, come già anche scritto in letteratura, spiegare i risultati precedentemente in contrasto, che nel contesto italiano confermano la sicurezza da un punto di vista del rischio cardiovascolare del paracetamolo, associazione paracetamolo-codeina, e suggeriscono che qualora vi fosse un'associazione tra paracetamolo e paracetamolo-codeina e insorgenza di eventi di sanguinamento del tratto gastrointestinale acuto, questa sia potenzialmente dovuta a un utilizzo concomitante con antinfiammatori non steroidei. Riguardo la durata dell'uso del paracetamolo, paracetamolo-codeina e anche degli antinfiammatori non steroidei, anche la tipologia di antinfiammatori non steroidei utilizzato in modo concomitante a paracetamolo, paracetamolo-codeina, ancora i risultati non sono conclusivi.